questo è un settore industriale, non ci si può fermare solo alla parte economica. Il fatto che oggi siamo qui e parliamo di giovani e del rapporto tra i giovani e il gioco è testimonianza proprio di questo, del fatto che affrontiamo questo settore in tema in maniera imprenditoriale da industriali e quindi non ci fermiamo solo alla parte economica, ma a tutto quello che ne può conseguire. Noi ci affrontiamo questo tema come soggetti che non vedono il settore come un settore da bruciare in poco tempo, da raccogliere e scappare in termini economici, ma soprattutto un settore da coltivare nel tempo e quindi per questo motivo ci rivolgiamo anche alla formazione, all'informazione, come mezzi che servono per educare la popolazione dei giocatori a un uso responsabile di questo strumento che è il divertimento, che è il gioco. Si diceva poc'anzi, c'è chi faceva la domanda, la distinzione tra legale e illegale, perché sono assolutamente convinto che quello che gli italiani spendono in termini di divertimento resta sempre una quota fissa di quelli che possono essere i proventi di ciò che hanno in tasca, quindi non è influenzato più o meno da mode, semmai solo a livello di fasce di popolazione, ma è chiaro che la parte che noi vediamo, quella che viene riportata, come ci ricordava il dottor Fanelli nel libro blu, è solo la parte legale. Quindi tutto quello che gli manca, il complemento alla cifra che gli italiani spendono realmente, è la parte illegale che devo dire è stata erosa in gran parte nell'ultimo decennio, ma che oggi corre dei rischi, come ci ha ricordato lo stesso Mirabelli, proprio perché sembra ci sia una qualche disattenzione al fatto che questo non è un settore solo economico, ma è un settore strategico per quanto riguarda le attività degli italiani. Ripeto, c'è una parte sicuramente economica perché è un settore importante per l'economia italiana, e anche qui qualcuno ogni tanto lo dimentica, ma c'è altrettanto una parte importante dal punto di vista comportamentale, caratteriale degli italiani che non va sottovalutato. Gli italiani vogliono divertirsi, lo vogliono fare in generale tutti gli uomini del mondo, ma gli italiani ci spendono pure dei soldi per farlo. Stesso Mirabelli che mi sembra auspicato nel suo intervento e in questi principi del DDL di riordino del settore, delle pene amministrative e anche penali nei Sì, confronti dell'illegale, assolutamente, proprio quelle ci devono essere, perché. perché il deterrente ci deve sempre essere, però non sono del tutto d'accordo, io sono convinto che il vero, e abbiamo delle dimostrazioni proprio negli anni scorsi, il vero deterrente è offrire al giocatore un'offerta pubblica, legale, Lecita. più attraente dell'offerta illegale. Il successo della legalizzazione delle macchine da gioco con vincere in denaro, secondo me, sta proprio lì, no? Si è offerto al giocatore qualcosa di migliore rispetto all'offerta illegale e questo è stato il segreto in gran parte. Poi, chiaro che ci devono essere deterrenti. Tornando un attimo all'obiettivo di questo incontro, di cui ripeto indegnamente tiro le conclusioni, soprattutto vista la platea, la location e quello che è stato detto in precedenza dai relatori, credo che sia importante sottolineare il fatto che noi ci vogliamo essere anche in quella fascia di popolazione che comunemente, lo diceva di nuovo la De Biasi, viene trascurata, cioè quella lei diceva cosa c'entra la salute con la scuola, io dico cosa c'entra il gioco con la scuola, perché questo me lo sento dire, ma in realtà è convinzione nostra che invece c'entra e c'entra tantissimo, perché come tutte le attività che portate all'eccesso possono diventare dipendenze e comunque possono portare delle deviazioni a quello che è il comportamento delle persone. La prevenzione vale molto più che non poi la repressione o la cura in termini di efficacia. Quindi perché non iniziare a parlare con i ragazzi di gioco in senso sano, legale, di cui
puro divertimento anche quando hanno 13, 14, 15 anni. Perché aspettare che entrino in un circolo magari vizioso, come ci è stato fatto vedere nella rappresentazione, per attivare un qualche intervento? Sicuramente spenderemmo di meno e spenderemmo meglio, probabilmente i nostri soldi, quelli che la senatrice De Biasi si augura di poter spendere, tra l'altro. E saremmo tutti contenti a dargli quei soldi. E quindi questo è l'aspetto che ci ha convinto a chiudere il roadshow, le tappe del roadshow che riguardava appunto alcuni temi importanti del nostro settore, e ad attivare però quello che è il piano presentato dalla dottoressa De Rosa, giocoso 2016, che ci dovrebbe consentire di portare questo tipo di argomentazione, questo tipo di supporto in giro per l'Italia, dove le realtà locali, e qui sono rappresentate, credo, tutte le parti nella bellissima nazione italiana, possano far valere le loro motivazioni, le loro esperienze locali, proprio per condividere, così come stiamo facendo noi oggi, riflessioni, spunti, e soprattutto avere la convinzione che il gioco non è il mostro che ogni tanto i media descrivono, ma è semplicemente la voglia di divertirsi e di essere delle persone del tutto normali, niente di particolare, niente di problematico, se lo si confina in quello che è la normalità dei fatti. Formazione e informazione, ne parlava anche Matteo Marini, è quello che serve secondo noi a evitare devianze e comportamenti anomali. Grazie.